puntata dura, perché comunque cioè, eravamo avanti 2-7-0 e pensavamo, speravamo di chiuderla prima. Poi siamo arrivati al quinto, però l'importante era vincere, quindi anche al quinto set pazienza, l'importante è aver portato a casa la vittoria. Sì, avete iniziato bene con due set portati a casa, giocando anche una buona pallavolo. C'è stato un po', siete andati un po' in tilt forse nel terzo e quarto set. Beh, onore comunque, anche a questo, questo sì, da dire, comunque, cioè, so, è una bellissima squadra, quindi era anche normale che avessero una reazione, quindi brave loro, ma altrettanto brave noi per poi aver chiuso la partita a favore nostro. Avete un seguito di tifosi che fanno veramente la differenza. Sì, sì, abbiamo una curva magnifica, veramente spettacolo giocare con un gruppo così che li senti sempre lì a cantare per te, quindi siamo veramente molto molto fortunate e sono il settimo giocatore in campo. No. Yama mai a vedere loro giocare, adesso sono qui a festeggiare una vittoria per 3-2, mi sembra tutta una cosa anche. Quello è stato veramente una partita e vedo che i primi due set hanno stati a senso unico, loro forse sono state abbiamo un po' sorprese forse. Poi dopo loro comunque sono una grandissima squadra, sono uscite, noi siamo state brave a non mollare, a prenderle senza, come dice il nostro allenatore, bisogna saperle prendere e saperle darle senza accusare troppo. Il risultato lo si è visto, perché poi nel tie break è uscito il cuore e la testa e la voglia di vincere di questa squadra. Poi credo che sia un po' la voglia di vincere che vi caratterizza, perché siete abbastanza ostiche, insomma, giocare contro di voi non è facile. Guarda, noi fin dalla B1 abbiamo dei valori, credo che riusciamo anche a trasmettere alle nuove, a chi arriva. Noi siamo sempre state abituate a non mollare mai, a lavorare tanto, perché questi risultati non è che vengono a caso, noi stiamo tante ore in palestra, credo che forse in A1 siamo una squadra che si allena di più. E quindi abbiamo un allenatore molto 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 bravo, che sa far lavorare bene le giovani e sa mantenere in forma le vecchiette come me. Per cui credo che il pubblico, non so cosa dire, perché credo che stasera si siano superati, sia la curva che l'ADF, che ci siano tutte le componenti per fare un campionato di A1 di altissimo livello. Io credo che sentiremo ancora parlare di Ornavas, però un grosso goditi questa vittoria di questa sera e in bocca al lupo per tutto. Crepi, non ci credo ancora, un grazie a tutte le persone che questa sera hanno riempito il palazzetto, è stata veramente un'emozione unica. Grazie. Mi avevano informato di questo, ero tesissima e infatti appena ti ho visto, non so se mi hai visto la lacrima scendere, certo. E è stata un'emozione bellissima. Ciao, fammi un commento della partita di oggi, raccontamela in due parole. È stata bellissima, abbiamo vinto 3-2, sono contentissima. E la cornice di pubblico? Il pubblico è stato fantastico, anche stasera ho fatto uno spettacolo bellissimo, sono contentissima di tutto e per tutto, bravissima. Grazie, ciao. Ciao. Noe. Ornavasso, ma che spasso stare qua, grande sei una di noi.